Genova chiama Imperia. Ci senti? Ci vedi? Dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19, sui canali 16 e 116 di Imperia TV, Genova chiama Imperia. Notizie, info, musica con Carlo Trapani. Ci senti? Ci vedi? Info line 347-996-1466. Opla, opla, ecco qua, buona serata, ben ritrovati, sono le 18.30, siete dalla stazione radio di Genova. Per quanto riguarda Imperia TV 16 e 116, sono i canali del digitale terrestre da sintonizzarsi per poter seguire appunto le trasmissioni di Imperia TV e anche questa trasmissione che si chiama Genova chiama Imperia. Noi chiamiamo sempre Imperia, tutto il giorno, anche al mattino, anche perché ci sono appunto delle novità quali, ad esempio, l'informazione direttamente dalla piazza genovese, grazie a Matteo Sacco, che cura appunto 120 secondi con le informazioni, le notizie più importanti e salienti appunto dalla nostra città. Un saluto agli amici di Imperia, che sono sempre tanti e ci seguono tantissimo e ci seguono soprattutto al mattino, anche al partire dalle ore 11 sino a mezzogiorno e sempre sul canale 16 e 116 quando andiamo in onda con Radio Genova City e siamo sempre lì, eh? Siamo lì, siamo qui. Poi qui c'è il numero, insomma ci sono un po' di cose. Allora ricordiamo subito il numero telefonico per poter interagire con noi, il 347-996-1466, per poter interagire con WhatsApp, con i messaggi e con tutto quello che volete. E poi c'è un'altra cosa importante. Nel caso in cui vogliate seguire questa trasmissione audio, sul nostro sito www.radiogenovacity.net, sulle smartphone appunto, sia che abbiate Android, Mac oppure Windows, e c'è una cosa in più, la TV in video e in audio, e attenzione, anche sulla pagina di Radio Genova City c'è un player, potete ascoltare la radio proprio alla, se avete il PC o il Mac, però non sui telefoni e non sui tablet, per adesso soltanto sul PC e sul Mac, e alla sinistra della pagina c'è una scritta con scritta ascolta la radio, voi cliccate, appaiono dei lettori, dei player famosi, scegliete quello che vi piace di più e ascoltate in diretta Radio Genova City, grazie comunque all'ausilio di Imperia TV. Ringraziamo ancora Fabio Gaggino in regia in questo momento e noi possiamo partire per quanto riguarda le rubriche, gli appuntamenti all'interno man mano che andiamo avanti oltre l'oroscopo eccetera eccetera. Parleremo anche dopo il primo web on air di un fatto accaduto qui a Genova che riguarda la metropolitana, un fatto che ci riguarda da vicino, perciò parleremo di ciò che è avvenuto alla prova di nuove carrozze di questa metropolitana infinita che non la finiremo mai, perché penso che ci si sia messo, mentre noi facevamo la metropolitana, dalle altre parti hanno costruito due città. Vabbè, non voglio prendermela con nessuno, ci mancherebbe altro. Iniziamo allora con la prima parentesi dal web, noi andiamo a cercare, controlliamo, vediamo se c'è qualcuno in gamba, ce ne sono tantissimi, qualcuno che ha fatto magari qualche canzone famosa, così è all'orecchio, e la regia adesso ci proporrà il primo web on air e subito dopo inizieremo a parlare di oroscopo. Rimanete con noi con web on air e con Genova chiama Imperia. Got me running all the lights. Don't make a sound. Talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, ooh, sugar. Ooh, oh, but I just got that feeling, sugar. Oh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. But baby, this is getting serious. Oh, 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 oh. To tame the dangerous. Oh, 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 oh.
Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Oh, I just got that feeling, sugar. Oh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can turn back now. So hold on tight. Don't go when the lights are taking us. Something in the night is dangerous. But nothing so bad for two of us. But baby, this is getting serious. Oh, 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 oh. Tame the dangerous. Oh, 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 oh. Hopla, nuovamente in diretta con Genova Chiama Imperia. Prima di passare all'oroscopo, un'informazione di cronaca, perché parliamo della metropolitana genovese. Ho capito che ce l'ha lì. Allora, praticamente arriveranno le squadre delle Ferrovie dello Stato a risolvere la figuraccia della MT, perché uno dei primi nuovi treni della metropolitana, 10 mesi dalla consegna, e i mezzi dovrebbero prendere appunto servizio entro poco, hanno fatto delle prove, però è giusto fare delle prove, e all'altezza della stazione di Principe una carrozza ha deragliato. Dicono perché colpa della carrozza? No, è colpa logicamente di chi guidava la carrozza, però insomma ci sono avuti grossi problemi. Fortunatamente la carrozza ha deragliato in modo contenuto e non ha sconfinato in altre parti, avrebbe creato senz'altro un casino pazzesco. E perciò, a quanto potrebbe, la manovra è stata semplicemente sbagliata dal conduttore. Sono pratiche comuni e l'errore umano ci può anche stare. Meno male che il mezzo fermo non ha impedito il via vai dei mezzi attivi. Basta qualche metro in più per bloccare tutto quanto. C'è già polemica sui social, dicono che bastava andare appunto a Milano e controllare quello che fanno ormai da decenni, oppure anche in un'altra città, eccetera eccetera. Ma noi siamo così, noi genovesi abbiamo altro che sardi, noi abbiamo la testa dura, dobbiamo sbattere proprio le corna nelle cose. Perciò disagio e disappunto della popolazione appunto su questo mezzo, che è iniziato in sordina ma sta riscuotendo successo. C'è una grande richiesta, anche perché a Genova non si può circolare, e perciò la metropolitana è importante. Attenzione, perché tra un secondo parleremo dell'oroscopo. Bene, dai, iniziamo subito con l'oroscopo. Domani sarà il 4? Dico bene, dico sciocco? Domani 4 novembre, iniziamo con Ariete, subito con l'amore, emozioni forti in arrivo per chi vive in coppia. Un viaggio, una vacanza, comunque un'esperienza movimentata vi farà vivere ore indimenticabili col partner. Relax e sensualità saranno un binomio piacevole da sperimentare sotto le coperte. Wow! Il lavoro, l'instabilità economica affligge anche il vostro settore lavorativo. Ogni idea richiederà di essere attentamente vista e corretta prima di essere messa in pratica. Cari miei Ariete, vabbè, dai. Andiamo con il Toro. Il Toro, se vivete in coppia, un episodio potrebbe perturbare il rapporto col vostro partner. Un regalo inaspettato da parte di un amico o collega di lavoro vi darà da riflettere. I vostri sospetti potrebbero trasformarsi in certezze e finalmente quella allegria entrerà nelle tetre giornate di voi amici single. Tetre è proprio tremendo. E attenzione, lavoro, giornata positiva sul fronte professionale. Ariete e Toro non sono andati male. Andiamo con i Gemelli. Amore,
se vivete in... Amore? Amore, se vivete in coppia, queste giornate vi vedrà particolarmente cariche, addirittura impetuosi sul fronte sentimentale. La vivacità che condividerete con la vostra metà non vi impedirà di trascorrere anche qualche momento di romantica intimità. Doppio wow! Amici single, oggi la vostra vita sentimentale potrebbe venire investita da un vortice di novità. Il lavoro, usando la diplomazia, riuscite a persuadere le persone che lavorano con voi circa la bontà delle vostre proposte. Se lavorate in proprio, le idee che avete messo in pratica vi permetteranno di acquisire nuovi clienti. Nuovi clienti? L'amore? Ma boh. Andiamo! Abbiamo il cancro, dai! Amore, questa giornata potrebbe segnare l'inizio di un periodo importante per il vostro rapporto di coppia. Potreste condividere col partner una decisione importante che porterà un grande cambiamento nella vostra famiglia. In questo frangente la passione cederà il posto all'amore. Configurazione astrale favorevole per gli amici single. Lavoro, prendete parte in modo attivo ad una riunione del vostro gruppo di lavoro. Anche se ci saranno momenti di tensione, il coinvolgimento di tutti sarà determinante per arrivare alla presa di importanti decisioni. Bene, prima parentesi molto molto veloce e stringata con l'oroscopo, torneremo insieme dopo una piccola parentesi pubblicitaria e parleremo di cani e di gatti e poi torneremo con l'oroscopo. Rimanete con noi, ricordate anche il nostro numero telefonico 347-9961-466, il nostro sito www.radiogenovacity.net o www.imperiatv.it. Andate, cliccate, interagite, fatevi sentire, telefonate, whatsappate. A dopo! Spot. Dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19, sui canali 16 e 116 di Imperia TV, Genova chiama Imperia. Notizie, info, musica con Carlo Trapani. Ci senti, ci vedi. Info line 347-996-1466. Ok, nuovamente insieme, siete con RadioGenovaCity.net, Imperia TV 16 e 116. 16 per tutto il Ponente, 116 per Genova Levante, ovunque vi troviate, noi siamo presenti anche tramite le nostre applicazioni, tramite lo streaming, insomma c'è tutto, non potete dire di no. E passiamo alla parentesi dedicata ai nostri amici a quattro zampe, gatti e cani, che si sono smarriti. Noi cerchiamo in qualche modo di farveli ritrovare con questa piccola rubrica e dando le informazioni del caso. Partiamo da un gatto? Possiamo partire da un gatto, dai! Allora, abbiamo il gatto della settimana scorsa, non è stato ancora trovato, perciò è un simil persiano, è grigio rosa, si chiama Paldi, attenzione, è stato smarrito nella zona di Albaro, zona campi di tennis. Per informazioni, anzi, se lo vedete o sapete qualche cosa, potete chiamare Elisabetta, il suo numero è 340 3945073. Ripeto, Elisabetta, 340 3945073. Palli, grigio, rosa, un simil persiano, va bene? Allora, il cane dell'altra settimana è stato ritrovato, ne abbiamo un altro che questa volta è stato trovato a Santo Stefano d'Areto.
ha il chip, ma il telefono è disattivo, perciò si stanno provando a rintracciare il padrone, ma mi sa che il padrone l'ha mollato e non vuole farsi ritrovare. Però se ha il chip poi lo troviamo noi, eh? E come no? Allora, per informazioni potete chiamare la Croce Bianca, il numero è 010 36 36 36. Se non sbaglio la Croce Bianca è quella di Piazza Palermo, perciò chiamate 36 36 36 010 per questo cane ritrovato a Santo Stefano d'Aveta che ha un chip ma il telefono è disattivo, eh? Per info 010 36 36 36 la Croce Bianca. Bene, tra qualche secondo nuovamente insieme con la seconda parte dedicata all'oroscopo di domani. Domani sarà il 4 novembre e sarà venerdì. A dopo! Opla, allora Fabio, siamo rimasti abbiamo proprio i primi quattro. Attenzione, abbiamo nell'ordine Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Adesso andiamo con il Leone. Amore, se vivete in coppia, la stabilità del rapporto sentimentale vi consentirà di godere insieme un po' di tranquillità. Vi attendo una serata rilassante fatta di piccole cose, quelle più amate. E come sempre sarà l'amore a suggellare dolcemente tutto. Dopo tante giornate negative, quelle di oggi sarà generosa con voi, amiche single. Amiche single. Maledetto Carter. Allora, lavoro, la realizzazione personale è sempre più vicina, anche se dovrete convivere con un clima teso. I successi saranno alla vostra portata, siete più collaborativi con i vostri colleghi, in cambio ne avrete da guadagnare. Se c'è da guadagnare! Andiamo alla Vergine, va. Amore, vita di coppia tranquilla, anzi, si potrebbe definire di calma piatta. L'entusiasmo che caratterizzava la vostra storia d'amore sembra essere dissolto. Correte ai ripari, le stelle sono pronte a darvi una mano. Per voi singolo sarà una giornata all'insegna della normalità. Zero avventura, zero successi sentimentali. Bello! Ne approfitterete per rilassarvi nella vostra stanzetta, un bicchiere di vino guardando un film in TV, e per gli astemi una bollente tisana vi aiuteranno a distendere. Allora vado di tisana, mi faccio una brocca di tisana così. Lavoro, talento e professionalità non vi mancano, ma non si può dire della stessa cosa per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali, sicuramente da migliorare. Ricordate che il raggiungimento dei vostri obiettivi fa molto all'affidamento sul sostegno dei collaboratori. È vero, io ho un grande, grosso collaboratore. Bene, andiamo con amore per quanto riguarda la bilancia. Amore? Il clima di armonia riempirà il vostro rapporto di coppia come una bacchetta magica. La forza dell'amore cancellerà ogni strascico conflittuale avuto con il partner. Condivisione e comprensione reciproca sono la vostra più grande risorsa. Sotto le coperte non c'è mai crisi per voi. Amici single, sentirete crescere da sempre con maggior forza il desiderio di vivere una relazione amorosa tranquilla. C'è un single, salta da un fiore all'altro, impollina di qua, impollina di là, e non si può. Lavoro? Cosa ho detto? Era bilancia questa, sì. Lavoro. Dopo le corse affannate dell'ultimo periodo potreste desiderare di rilassarvi un po'. Attenzione, le stelle sconsigliano di farlo. Il lancio di un nuovo programma richiederà la vostra attiva partecipazione. Non perdete questa opportunità per ampliare il vostro campo d'azione. Ne abbiamo ancora uno? Abbiamo lo Scorpione? Sì, abbiamo lo Scorpione, dai. Allora, Scorpione. Amore, se vivete in coppia, una serata in ambito sociale vi regalerà momenti di sana allegria in compagnia di familiari o amici. Il romanticismo potrebbe tornare a farvi visita nei momenti di intimità. Se siete single, dell'incontro casuale con un vostro ex scaturirà il rilancio della vostra relazione. Potrebbe trattarsi solo di un momento di passione, quello che vi vedrà di nuovo uniti. Valutate bene i motivi che vi hanno separati e ricordate che le persone non cambiano. Lavoro in ambito lavorativo, la prima parte della giornata potrebbe rivelarsi favorevole per condividere col gruppo di lavoro le vostre nuove proposte. Questo è l'oroscopo di domani, eh? Domani venerdì 4 novembre. Allora, 4 novembre una volta, non era San Carlo? Era la festa delle forze armate? Non mi ricordo, c'era qualche cosa però. Adesso poi vado a controllare così mi farò gli auguri da solo. Andiamo a parlare alla rete e torneremo insieme veramente tra un attimino con gli ultimi 4 segni dell'oroscopo di domani 4 novembre. Prima abbiamo letto un segno di più, eh? E nessuno mi ha detto niente qua. Vabbè che ormai l'età è quella che è, i capelli, gli occhiali, sono veramente in carta pecorito, ma qualche niente, vabbè. Qual è quello dopo adesso? Allora abbiamo il Capricorno, dai.
La vostra vita di coppia alterna momenti positivi ed altri che lo sono meno, ma grazie alla forza che vi lega riuscirete a superare anche gli ostacoli più impegnativi. Per voi in arrivo un periodo di serenità, fatto di tanto amore e vita sociale. Amici single, la timidezza vi spingerà a tenere nascosti i vostri sentimenti. Lavoro, giornata interessante nel settore lavorativo. Se nei vostri programmi c'è l'avvio di un nuovo progetto, non rinviatelo. Questo momento è propizio, evitate però che l'entusiasmo eccessivo vi spinga ad agire in modo imprudente. Bene? Dai, acquario, amore, instabilità emotiva e nervosismo saranno una miscela esplosiva per il vostro rapporto di coppia. Cercate di non trascinarvi in casa i malumori e le negatività della vita lavorativa. Sarebbero una pericolosa minaccia in un ambiente già saturo di pessimismo. Oggi le temperature nella sfera sentimentale di voi single saranno molto calde. Partecipate alla vita sociale vi permetterà di incontrare gente nuova, disponibile ed approfondire la conoscenza. Lavoro in ambito lavorativo si prevede una piccola ma costante ripresa. Ci saranno maggiori possibilità per dimostrare le vostre abilità professionali. Alcuni di voi verranno scelti per partecipare ad un concorso di specializzazione utile per ampliare le proprie conoscenze. Concludiamo l'oroscopo per domani. Domani è la festa delle forze armate. C'è la visita al Milite Ignoto. Si vanno a vedere tutte queste fosse dove sono morti tantissimi italiani nella prima guerra mondiale. Domani faremo una parentesi proprio sulla festa delle forze armate di questo 4 di novembre. Pesci, concludiamo. Il maggior desiderio di effetto espresso dalla vostra partner vi farà riflettere sul livello di coinvolgimento che state investendo nel vostro rapporto di coppia. Non lasciatevi distrarre dai problemi della routine quotidiana perdendo di vista le attenzioni che mette alla vostra meta. Novità in arrivo per voi amici single. Dopo un periodo di scarse conquiste, la vostra vita sentimentale, alimentata da una nuova linfa, tornerà a pulsare. Concludiamo con il lavoro. L'avvio di un nuovo progetto vi vedrà scendere in campo con il vostro gruppo di lavoro. Potrebbe essere il momento della svolta per la vostra carriera. Non lasciate nulla al caso, restate concentrati sulla missione dimostrando le vostre capacità di leader. Bene, ringraziamo la redazione per aver fornito anche l'oroscopo per domani, 4 novembre. Ringraziamo Fabio in regia. Attenzione, adesso andiamo a parlare alla rete, torneremo insieme subito dopo. C'è una parentesi pubblicitaria, proprio una cosa. Subito dopo ci sarà un altro web on air fantastico. Ci sentiremo proprio alla fine per i saluti. A dopo, ciao! Spot. Allora, parliamo un po' di informazioni in relazione alla nostra città su avvenimenti che stanno riscuotendo un grande successo e non solo i soliti avvenimenti musicali, eccetera, eccetera. C'è un filo culturale, informativo, interessante e poi la riscoperta di luoghi fantastici della nostra città, parlo di Genova. Grazie a Explora Genova, che potete trovare anche su Facebook con Explora Genova, una serie di iniziative veramente molto interessanti. Ad esempio, ci sarà una iniziativa domenica 6 novembre, Storie nascoste, luoghi.
da un panorama mozzafiato a un cortile spettacolare, venite con noi, percorso da Piazza Portella via Balbi, include il biglietto ascensore di Castelletto. I prezzi sono 15 euro l'adulto, bambini fino a 6 anni gratuito, ridotto ragazzi 6-11 anni e over 65. Insomma, è un bel appuntamento, perché noi solitamente presi dal vorticamento del logorio della vita moderna, per citare una nota pubblicità con Ernesto Calindri, nel centro di Milano, non guardiamo, non notiamo le bellezze della nostra città. Per info e prenotazioni, info@exploratour.it, il numero è 346-250-6782. Ripeto, per info e prenotazioni, info@exploratour.it, 346-250-6782. Io voglio ringraziare Imperia TV, il canale 16 e 116 che ci sta trasmettendo in questo momento, ancora Radio Genova City che sta trasmettendo in questo momento, anche su Facebook, la diretta Facebook sulla pagina Radio Genova City. L'appuntamento è rinnovato a domani, domani sarà appunto il 4 di novembre. Io, per quanto riguarda la radio, vi lascio con il barattolino, con Vinili e la più bella musica degli anni 70 e 80. Ringrazio Fabio Gaggino, caro Trapani vi saluta, vi bacio, vi abbraccio. A domani, ciao! Genova chiama Imperia. Ci senti, ci vedi.